Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 5, terza fase del Club della Scommessa. In questa fase l'unico a qualificarsi era stato Giovanni Carbone, che aveva deciso di pronosticare 19 partite con quota non inferiore a 1,45 per concorrere a questo premio, un notebook 4 GB di RAM, 500 GB di hard disk. Nel caso in cui tutti i suoi pronostici risulteranno vincenti, si porterà a casa questo premio. In caso contrario, il gioco terminerà qua, essendo l'unico partecipante al gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. La prima partita che aveva pronosticato era Atalanta-Milan 1, finita 1-3, dunque perdente. Spal-Fiorentina X2 over 1,5, finita 1-4, vincente. Cagliari Parma segna ospite 2-1, vincente. Empoli Sassuolo X2 finita 3-0, perdente. Udinese Chievo 1x over 1,5, finita 1-0, perdente. Genoa Lazio X2 over 1,5, finita 2-1, perdente. Inter Sampdoria 1 finita 2-1, vincente. Napoli Torino over 1,5 casa, finita 0-0, perdente. Poi la partita di questa sera, Roma Bologna. Questa seconda fase è un po' meglio, perché ha preso Palermo-Brescia X2 finita 1-1, Benevento-Cittadella 1 finita 1-0, Cosenza-Cremonese segna ospite perdente, finita 2-0 perdente, Lecce-Livorno 1 finita 3-2 vincente, Spezia-Verona pari finita 1-2 perdente, Celta-Vigo-Levante gol finita 1-4 vincente, Vallecano-Atletico Madrid 2 finita 0-1 vincente, Real Madrid-Girona 1 over 1,5 finita 1-2 perdente, Stoccarda-Lipsia gol 1-3 vincente. Poi stasera c'è anche Norimberga-Borussia Dortmund, che aveva pronosticato 2,5 euro. Il gioco del Club della Scommessa numero 5 finisce qua con la terza fase, e vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizia sempre un nuovo gioco dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!